Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo episodio della nostra carriera dedicata al buon Albertone per comprare il bomber. Oggi andiamo di bomber e paradossalmente non pensavo, ha vinto Zazza. Ma avete spiazzato, nel senso ha ricevuto una vagonata di voti senza senso. E per cui andremo su Zazza, vi daremo su di lui come prima scelta. Il secondo al momento attuale è Gabigol, il terzo il ritorno di Brunone. Io vi invito a continuare a votare se non l'avete fatto nell'episodio precedente, perché terrò conto di quel sondaggio anche nell'episodio successivo se non dovessimo riuscire a prendere Zazza. Quantomeno avrò ben chiaro cosa fare successivamente. Per cui andiamo, proviamo a vedere se Zazza si riesce a prendere, perché fondamentalmente a noi quello ci serve, cioè a noi ci serve una punta forte ed è la cosa che ci interessa maggiormente. Perché presa quella, il resto è relativamente stabile. Allora, Zazza costa 23 milioni, la clausola è di 45, non li abbiamo, ma li ammolliamo Turam, sperando che gli basti. Allora, caro Simon, io vorrei scambiare i giocatori e in cambio vi do Marcus. Dai, ci stai. No! Gli serve il centrale, gli serve. No, vabbè, a qual non si tocca. Sar neanche. Opara, ma quando se lo piano Opara? Opara. Sì, Opara è 30 milioni. Mi sa che non si può fare. Allora, valuteremo. Quindi il primo, l'idea è completamente, si è completamente arenata la nascita. Bene, costa troppo. Quindi diciamo che Zazza, se riusciamo a vendere Turam bene, potrebbe funzionare. Gabigol. Allora, il buon Gabi potrebbe anche lui andare teoricamente con Turam. Gabigol, Barbossa ha fallito tipo ovunque è andato sul globo terracqueo e credo che lo farà anche da noi, ma perché no? Proviamo. Allora, con Turam. No, ci serve un terzino destro. Offri altro giocatore. Io c'ho Amidou. Cioè, che Sizzo Gabigol la vedo abbastanza improbabile. Infatti, offri altro giocatore. Amidou. Vai, Amidou. Scambio alla pari con Gabigol. No, non gli piace, manca Amidou. Bagayoko, manco glielo propongo perché vorrei evitare di fa' pizze. Quindi niente, dovremo provare eventualmente con un prestito, perché in tanti mi avete detto prova i prestiti. Allora, la terza scelta era Brunone, però io voglio aspettare a questo punto di vedere un po' come procede, perché quantomeno possiamo vedere Petkovic di prenderlo. Allora, intanto vediamo se eventualmente si può scambiare con un'altra punta, perché il ritorno di Petkovic è un po' nell'aria da tempo. Chiaramente non con Turam, lo scambiamo perché Turam dobbiamo tenerlo per qualche scambio un po' più interessante, però in cambio potremmo dargli a Adebayor. Ci serve un terzino, ancora con sto terzino destro, offri altro giocatore. Bagayoko, con loro ci provo. No, altro giocatore, Zizzo, no. No, io, vabbè, voglio giusto vedere se lo accetterebbero, per quanto Amidou sia per me intoccabile, lo accetterebbero con 14 milioni di disavanzo. Non si può fare, niente. Allora, per adesso, questione bomber un attimino in pausa, perché è un po' problematico. Intanto, però, vi segnalo un paio di profili interessanti che ho trovato nel gruppo svincolato. Abbiamo Sekou Bagayoko, un centrocampista centrale di non si sa bene quale qualità, ma insomma dalle statistiche potenziali sembra non malaccio, considerando che ha 20 anni potrebbe venirne fuori qualcosa di interessante, considerando che noi al centrocampo abbiamo perso Schweinsteiger, abbiamo la media del 68 come qualità. Potrebbe servire. Poi abbiamo Sola Clemente, che questo solamente il nome, essendo io romano ed essendo la Sola una gran presa in giro, una grande truffa, è un nome che è tutto un programma, il buon Sola. Io il buon Sola proverei a prenderlo, perché merita, secondo me merita, è uno di quei giocatori che possono fare la differenza, per cui il buon Sola Clemente, gli offriamo una presenza come promessa.
buono. Vuole essere sporadico. E vuoi essere sporadico? Sì, sporadico. Poi 4 anni di contratto, va bene, ho paura di dire di sì perché non ho ancora visto giocare, ignora clausola rescissoria. Finanze 5.000, vabbè, vuoi le petecchie, va bene con le petecchie. Sola Clemente, l'acquisto di Sola Clemente, ragazzi, è uno di quegli acquisti che faranno sognare la piazza. Poi, per il resto, mi avete chiesto a gran voce Ciciretti, che ha firmato per il Parma, quello vero, ma avendo noi adesso il buon Luis Alberto, credo che potrebbe essere problematico da prendere uno come Ciciretti. Però, vediamo. Perché, insomma, i buoni giocatori non ce n'è mai abbastanza in una squadra. Se riusciamo a piazzare il colpaccio, quello che non ti aspetti, tipo ficcandogli i Siligardi, potrebbe anche funzionare. No, tutti col terzino destro. C'è una carenza mondiale di terzini destri. Nessuno vuole più fare il terzino destro. Vabbè, io è inutile che mi metta a falso la solita tiritera. Inutile, non abbiamo terzini destri che siano appetibili al grande pubblico. Per cui no. Il terzino destro però che io ho trovato è Brill Tisson. Anche lui ha delle statistiche promettenti, non dico interessanti, ma promettenti. Buona accelerazione, buono scatto, discreta aggressività, potenziale, perché siamo sempre sui parziali. La marcatura, però, controllo palla sembrerebbe buono. Insomma, considerando che noi abbiamo Bakayoko, che spero che qualcuno ce lo leverà di torno, potrebbe essere una buona alternativa. Teniamolo d'occhio, per adesso non offro, perché la mia prima scelta rimane Lukaku, se riuscissimo a prendere i soldi. Perché vabbè, adesso andiamo avanti, così abbiamo mosso qualcosa. Sola Clemente dovrebbe arrivare dopo questa partita, per cui sarà interessante vederlo all'opera. Giochiamoci la partita con questi, perché se perdiamo pure questa partita è un po' un problema, cioè usciamo dalla Coppa Europea, addio soldi. In questa partita voglio provare Diagana, o Diagana, o Diagana, chiamiamolo come vi pare, lo scegliete voi, con Ferrari dietro, bimbo prodigio. Quest'anno si rilancia, per cui vediamo come va, sperando che si riescano a portare via 3 punti, che sarebbero abbastanza utilini. Allora, Diagana, secondo me ci stupirà. Vai Diagana, il prospetto della cantera parmense. Bravo Diagana. Ferrari, se mi riuscivi a fare l'ultimo passaggetto, però eri un eroe veramente per tutti. Vai Diagana, bravissimo Diagana, con personalità. Però quello è falla, oh. Ah, meno male. Allora, Kuruma, io non l'ho mai battuta una punizione con Kuruma, c'è sempre la prima volta, ma quasi quasi provo il nostro schema con Akwal che va a fare il... Bravo! No, Kuruma, lo schema è con Akwal però, non tocco quell'altro. Niente, Squazzella ci ha rimesso una gamba. PC non mi tiene, PC... Niente, è tutto nelle mani di questa e Bakayoko. Bravo Bakayoko, che con sto taglio difensivo 200.000 euro di valore l'abbiamo guadagnati. Dai, che sta carenza mondiale di terzini la risolviamo con Bakayoko. Bravo Bakayoko, e qua si sono altri 50.000 euro. Bravo, bravo. Bravo Di Gaudio. Bravo Di... Fatela tutta Di Gaudio. Niente, i cross di Gaudio non ce la fa. Quella era mano comunque, arbitro. Non era congruo il movimento a casa mia. Bravo Bakayoko, Diagana! Diagana! Al debutto! Su cross di Bakayoko, che così mi guadagna altri 100.000 euro di valore. Dopo sta partita stiamo al milioncino, secondo me. Se lo possiamo vendere, bravo Diagana, si fa trovare. Un piccolo UEA. Il mini UEA. Eppure piccolotto, sembra tipo Ni Main. Ma non è... O forse è Ni Main travestito, che per trovare uno spazio in squadra. Ibrahim Diagana. Sentiremo parlare di lui, se spera. E non per cose extra calcistiche, mi auguro. Sì, però Rodriguez, iniziamo male l'anno, cioè, così si inizia veramente, veramente male l'anno. La parata di basso ventre con la palla che entra, no. Perché è veramente una parata... vabbè. Possiamo dire che è una parata veramente del... sì, perché se nota con cosa ha provato a parare e non gli è riuscita. In mezzo alle gambe.
Rodriguez. Io t'ho fatto fare l'affiancamento con Buffon sperando che diventassi qualcosa. Continua a esserci questo può diventare speciale, che non vuol dire una fava a quanto pare, visto che so una boiata dopo l'altra. Bravo, ecco, meno male. Ferito nell'orgoglio, Rodriguez torna a fare quello che deve fare, ovvero bloccare i palloni e non farli entrare. Bravo Rodriguez. Si fa subito perdonare con due super interventi. Bravo Diaganà. Vai di Gaudio. Non c'è nessuno. Però Pier fallo invece da cacciato in quel modo. Niente. Mamma mia, PC. Bravo PC. Fino in fondo PC. Mamma mia, come gioca. No, Diaganà, no. Era l'azione tipo Real Madrid, ma quello bello quando giocava pure Ronaldo, quello il fenomeno. Cioè tutti scontri, passaggi stretti. Mamma mia, Diaganà comunque la rivelazione. Bravo Diaganà. Bravo Diaganà. È forte questo. È forte Diaganà. Il piccolo Diaganà potrebbe essere il campione che cercavamo. Chi lo sa. Vai Diaganà. Bravo Diaganà. Per Kuruma. Bravo Kuruma. Scozza. Io vorrei il fallo. Scozza invece non capisce che cerchiamo il fallo. Niente, manco di Gaudio. Remano contro. La vecchia guardia rema contro ormai. Di Gaudio. Bravo di Gaudio. PC. Mamma mia, PC mio. Che cross da quinta elementare. Lento, prevedibile sul portiere. Poi c'è manca che gli volava lo scarpino. Vabbè, primo tempo discreto. Devo dire discreto. Allora, io direi che Kuruma può farsi da parte al secondo tempo. Mettiamo Aggi e mettiamo Gambone Marica al posto di Scozza. E per il resto vogliamo far fa un tempo Andri, nostro terzo portiere, per vedere se c'è del pack in lui. E questa la capiscono solamente quelli che hanno seguito le vecchie serie. Ma sì, comunque raga, è tutto molto bello, ma noi ci servono 3 punti, se no addio torneo estivo. Cosa ti inventi che fuori? Ma era fuori dall'area, ma non è rigore manco per niente. Ma è possibile che ci intortano tutto a noi? Non c'è dubbio, ha commesso un fallo molto duro. Forse concedere soltanto il rigore non era abbastanza. Io vorrei capire se stava sulla linea o meno. Scusate, visto che mamma. Possiamo osservare un attimino che cosa è successo? Perché io. A me non mi intortano. Allora. L'intervento. La moviola dice che è dentrissimo. Porcaccia la miseria, è dentro pieno. Ma porca. Vabbè, Ndri. Niente, sbaglia là. Vabbè, addio campione. Addio torneo estivo. Qua per il primo anno non credo che conquisteremo il trofeo del baffo. Peccato, perché la straordinaria storia di Diaganà poteva diventare l'inizio di una leggenda, ma per adesso no. Vediamo se riusciamo a compiere il miracolo, sarebbe bello. Bella palla! No vabbè, segnava così mi sentivo male. Già l'avevo vista sotto il 7 io. Nella mia mente si era compiuto il miracolo. Niente, non si riesce mai a realizzare qualcosa di meraviglioso. Sotto il profilo calcistico c'è sempre qualcosa che manca. Comunque noto della curialità in lui, devo dire. Potrebbe essere il degno erede di Curiale. Si ha qual. Mamma mia, Andri, che parata che ha fatto però. A qual mi sta perdendo punti. Ultimamente c'è qualcosa che non quadra. Il tecnico opta per il cambio e per la gestione del vantaggio. Andri, però quella si via. Cioè, con tutto il bene. Cioè, perché regalargli un angolo che potrebbe esporci a ulteriori pericoli? Di Gaudio, fatta la tutta. Di Gaudio, è il momento di farsela tutta. Di Gaudio. No.
Di Gaudio completamente impalpabile oggi. Di Gaudio assente, Di Gaudio fantasma, Di Gaudio pupazzo, pure lui oggi. Ci hanno messo il cartonato invece di quello vero. PC. Mariga. Ferrari vuole stupire Ferrari, ma oggi c'è riuscito poco. Diagana, Ferrari fatte vedere però. Porcaccia la miseria, tutti che salgono e nessuno che sale con cognizione di causa. Bravo questa. Questa... No ragazzi, questa no. In tutti i sensi questa no. No, ma perché? Bravissimo. Aggi che si è visto molto e adesso capisco perché. Niente, c'hanno la tripletta di Fernandez, siamo preso. Ragazzi, così non andiamo da nessuna parte però, eh. Ah no, è fuori gioco. Comunque, mamma mia, terribile, eh. La difesa terribile. Difesa horror proprio oggi. Noi andiamo in Serie A con questa squadra adesso. Vabbè. Ferrari, qualcuno si faccia vedere. Bravo Bagayoko. Bravo Bagayoko. Diagana. Bravissimo. L'idea era buona. Mi sa che è andata, raga. Se prendiamo un pareggio, forse è fattibile. Se no, è completamente andata. Quest'altro. A Diagana. Niente, una follia di Aqual compromette il nostro percorso europeo. È tristemente andata. Non abbiamo modo di... Due sconfitte, non ci qualifichiamo. Manco se gli arti... Bagayoko! Meno male. Manco se gli arti si ritirano dalla competizione. Vabbè, niente. Precampionato infelice, devo dire. Nel complesso, con Rostov. Siamo riusciti a perdere con Rostov. Vabbè. Aqual ci ha rovinato completamente la festa potenziale. Che tocca fare, ragazzi miei? È finita male. Molto, 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 molto male. Vabbè, speriamo che ci sia modo di sperimentare un po' con la rosa. Comunque, magari in Coppa Italia. Vabbè, l'ultima comunque ce la fa giocare. Certo, ormai sarà dell'inutilità più totale perché il Pacos sta a 6 e adesso Rostov e Birmingham giocano. Chiunque vinca va a 6 e noi restiamo fuori. Purtroppo si affrontano fra di loro. Allora, le novità di mercato sono... L'Islanda ritira e Teixeira mi torna con Bruno Ferreira. Bah, non ci piace. Guillermo Alvarez, 17 anni. Bah, aspettiamo. Felipe Silveira. No, non ci piace. Rafael Enriquez. Bah, non ci piace. Renato Pereira, terzino sinistro, sembrerebbe. Teniamolo d'occhio. Kleber Menezes. No, non ci piace. Vabbè, come non detto. Niente, gli altri li seguiamo. Allora, a questo punto io direi che c'ha poco senso fare qualsiasi cosa. Nel senso, simuliamola questa. Giocarla, la squadra si conosce ormai. C'è poco da star lì a fa test. Così andiamo avanti un po' col mercato, quantomeno. Che è la cosa più importante. Abbiamo vinto col gol di Ferrari. Scozza infortunato, speriamo non grave. 3 punti che non ci servono a niente. Fondamentalmente. Se non a guadagnare, non so, 100.000 euro in più sul premio. Forse. A di tanto. Allora. Adesso, se non si bugga il gioco, vediamo cosa succede. Abbiamo il turno di qualificazione col Göteborg. La Roma ha acquistato David Silva, se magari. Allora, io direi di continuare con Diagana, Ferrari, Rodriguez, e questa, che so, i nostri prospetti migliori per un campionato dignitoso. Allora. Io comunque ho veramente paura, perché con sta squadra, regà, non credo che si riuscirà a fare granché in Coppa UEFA. Specialmente lottando su 3 fronti, Coppa Italia, Europa League e campionato. Considerando che noi dobbiamo qualificarci in Champions quest'anno, se no va completamente a scatafascio tutto il progetto tecnico, è problematico. Allora, intanto andiamo avanti un po' di tempo. La vedo malissimo.
Cavolo, malissimo. Veramente male come non l'ho mai vista. Allora, offerta per il prestito di Banda per un anno. Io direi che, insomma, è ora che Banda si vada a fare le ossa da qualche altra parte. Dunque, un anno di... Sì, tornerà più forte che mai. Lo riprenderemo. Baba Yaro, un anno al Venezia, lo accetto volentieri. Via Baba Yaro, via Banda. Azmoun, il Rubin, ha ricevuto un'offerta di 34 milioni. Non siamo in grado di controbattere. 1 milione e 2... Scozza, 6 settimane. Niente. Vabbè, a questo punto Sola Clemente mi è sempre più necessario per rafforzare un po' la nostra rosa. Allora, andiamo avanti. Io sto pregando tutti i santi che arrivi un'offerta degna di nota per vende qualcuno. Tipo Turam, non lo vuole nessuno? Proprio zero di zero? Che io sono... cioè, nel senso, se non abbiamo alternative andrò di richiesta prestiti. Ma io vorrei averli di proprietà, gli attaccanti. Rifiutato il prestito. Niente, non vuole... Banda crea problemi. Offerta per trasferimento di Siligardi. Il Pagos Ferreira ha offerto 1.400.000. Siligardi mio, le nostre strade, temo, si dovranno separare. Possiamo strappare 2.200.000, secondo il nostro direttore sportivo. Trattiamolo. Vediamo che si riesce a fare. Allora, no offerta per il cartellino. Io vorrei tirare a 2.100.000 almeno. Facciamo 2.200.000, vediamo che cosa dicono. Avanza offerta 1.900.000. No, ragazzi, nuova offerta del cartellino. Andiamo a 2.50. Tanto non giocherebbe, ragazzi. Ho la morte nel cuore, ma... Bene, hanno offerto. Allora, uno è andato via. Uno l'abbiamo smaltito. Baba Yaro probabilmente accetterà. Gli altri non hanno accettato. Vabbè, vediamo un po' cosa succede nei prossimi giorni. Allora, adesso abbiamo incassato 4 lire dalla vendita di Siligardi. Il prestito di Baba Yaro dovrebbe garantirci nulla cosmico, per cui non credo che farà alcun tipo di differenza. Il Bologna acquista William per 10.600.000. Quindi vorranno vendere Petco. Offerta per il prestito di Murar Andri. No! Oh, hanno offerto per Buivolov. Allora, caro il nostro Buivolov, la nostra storia è stata intensa, lunga e ricca di soddisfazioni, ma adesso è tempo di separarsi. Accettiamo l'offerta del Bolton, che non copre il suo costo complessivo, ma meglio di un calcio in bocca. Poi, il portiere Imuran Andri, un anno di prestito al Chievo, ma io quasi quasi ce lo manderei. Vai Murana, vai e cresci felice. Arrivati a sto punto, io arriverei a fine luglio, vedendo se qualcosa si muove, e poi valuteremo, perché è una situazione abbastanza brutta. Abbiamo pochi soldi, non si muove niente, quelli che valgono tanto non vengono minimamente considerati dal mercato. È una fase di campionato, anzi della stagione veramente... No, Siligardi ha fatto saltare l'accordo. Una parte di me è felice, lo ammetto, ma un'altra parte è disperata, perché poteva essere un modo per fare 2 lire. Invece no, invece ci attacchiamo. Comunque è, raga, è impresentabile. Sta crescendo con una lentezza disarmante. Non credo che sia parente di quello che... A parte se non è reincarnato, ma l'O che conosciamo noi era tutt'altra cosa. Dunque. Allora, resoconto su Brill Tisson, quello di cui vi parlavo, il terzino destro, vale 2 milioni. E non è male. Non è male per niente. È un 69 di overall, a 19 anni. Potrebbe non essere male. Questo l'hanno già comprato. Vabbè, andiamoci a prendere questo Brill Tisson. Sekou Bakayoko, l'inviato del resoconto. Vabbè, ma tanto se lo sono comprato. Imurana è andato in prestito al Chievo. Siligardi ha fatto saltare l'accordo col Pacos Ferreira.
e Babaiaro è andato in prestito al Venezia per un anno. Bene, so contento. Allora, a questo punto prendiamoci questo Tilson e... sì, sperando che arrivi qualche offerta. Io a questo punto forse Murana lo farei partire in prestito sempre, perché il nostro Dream Team continua a essere una priorità, ma in attesa di novità. Vediamo un po' se questo... ricorda un po' un giovane Cresco il nostro Tilson. Come cazzo si chiama? Tilson. Turnover, va benissimo. 5 anni, va benissimo. Quanto vuoi? Niente clausola, va benissimo. Prezzo d'acquisto? E che ne so, stipendio consigliato 6,3. Vabbè, facciamo 7, non se ne parla più. 7.000, bonus d'ingaggio, 20.000, dai, ce poi sta, su. Non l'hai mai visti tutti insieme, no? 5,8. Vabbè. Va bene. Terzino risolto, quantomeno. È un minimo. A questo punto, visto che siamo in condizioni pietose per quanto riguarda l'attacco, dunque, io vi direi, su, in attesa di capire cosa fare con Thuram, su un Jamie Vardy. Perché potrebbe... ecco, Vardy me lo prenderei in prestito. Vecchio, destinato a calare. Il piccolo Jamie. Allora, intanto proviamo scambio. Ali, gli piazziamo un Siligardi tra le orecchie. Gli piace? Boh, no, loro vogliono il terzino sinistro. Altro giocatore. Abbiamo Juan Manuel Ramos e PC. Vai a giocare. No. Vabbè, dobbiamo offrire il prestito per Vardy. Allora, con Vardy se va a prestito, va bene. Va bene. Per quanto però, anche lì, abbiamo Vardy in prestito, ma se sempre che si riesca a prendere, ma non abbiamo la possibilità di vendere qualcuno. Prima bisognerebbe vendere, poi comprare. Lo Tito insegna, almeno in questo. Se no, ci ritroviamo con 40 giocatori pure quest'anno e non mi va, sinceramente. Dunque, l'aggiornamento dell'osservatore. Ha trovato Luke Brower, che non è male. Lorenzo Voss, ingaggia. Danny Jansen, questo è un portiere, no. Mike Hendricks, continuiamo a seguirlo. Danny Decker, Luke Van der Meer, ma il Christian Decker, ma continuiamo a seguirlo anche lui. Poi Bernard Sekudu, altro portiere, basta. Malik Diagana, il fratello del nostro bambino prodigio, non sembra male. Moussa Dama, 400.000 euro a 15 anni, ingaggia. Mamadou Faye, no, il Mamadou Faye non ci piace. Moussa Ndri, eccone un altro, mio. E Kossi Dama. Ma prendiamo pure Kossi Dama, poi al massimo lo cacciamo via. Poi offerta per Juan Manuel Ramos. Ma tanto non se lo vendono. Cioè, famo Juan Manuel Ramos. La solita tiritera del ce vai a nano. Thuram, fermi. Allora, intanto accettiamo l'offerta per Juan Manuel. L'offerta per Thuram mi è di 20 milioni. Possiamo arrivare a 39 secondo. Allora, dove il Brighton Albion abbia rimediato tutti questi soldi, non lo so e non lo voglio sapere. Però, andiamo a trattarla. Perché se posso arrivare a 39 milioni, secondo il nostro direttore sportivo, 35 glieli levo. 35 te li levo, avanzo offerta. 20, no, raga, ma oh. È la nostra ultima offerta. 25, dai, meno 25 ci possono stare. 25. 28, oh, t'ho detto di no. E non è che se me la rioffri un'altra volta ti dico di sì. Ho detto di no. 23, almeno 23. 22, mamma mia che
che cioccolataro, minestraro e tutti i termini che si possano usare per definire l'essere pidocchioso. Vabbè, è 22,4. Meno... Oh, comunque il direttore sportivo è Ndrago, aveva detto 40 milioni, infatti alla metà. Vabbè, accettiamo. Ciao Marcus. Devo dire che il direttore sportivo si conferma un incapace cronico di stabilire qualsiasi tipo di cosa. E vabbè, tanto non si accorderà mai, perché se fanno fatto le petecchie con noi per fare sta cosa, credo che Cotturam sarà, sapendo lui poi quant'è migragnoso, proprio sta lì, no, che non me va, non me va, già me lo vedo. Quindi Marcus sarebbe andato. Mo vediamo. Buivolov è venduto, bene, sono contento per Buivolov. Poi troverà nuova vita altrove. Poi riusciamo ad arrivare a un giorno di allenamento? Dai, la Cina non ci vuole più. Juan Manuel Ramos ha fatto saltare l'ennesimo, beh, perché ce lo sapevamo. Dunque, Blackburn Rovers è interessato a Hamidoun Dri. Quale? Il portiere o il terzino? Ma io un anno di contratto, un anno di prestito te lo faccio fare. Ma sì, ma vatti a divertire in Inghilterra e torna più forte per quello che sarà il campionato finale. Perché questa stagione è quella di Champions per arrivarci. La prossima sarà quella del triplete, mi auguro. Buivolov è stato venduto, bene. E ci siamo levati in altro dramma totale. Andiamo avanti. Smaltiamo, arriviamo fino a primo agosto e poi mi fermo, dai. Prima agosto e mi fermo, che c'è da parlare tantissimo, e da valutare tutto. Intanto, prima cosa da fare, andiamo a vedere se riusciamo a prenderci Zaza. No, non c'ho i soldi, che vado a vedere? Se non vendo coso prima non posso far nulla. No, fermi, allora avanza. Non ti bloccare, ti prego FIFA, ti prego. Allora, andiamo al dunque. Primo, ce l'ha una bella notizia? Tipo che Thuram è andato via? Thuram venduto! Oh, offerta per Salsiccio. Salsiccio, tanto non giochi mai a Zizzo. Io PC pure, ma Zizzo proprio non gioca mai. Allora, hanno offerto 130? Va benissimo, 130. Via Zizzo! Via Andrea, abbiamo già accettato. Allora, a questo punto io chiuderei con un bel allenamento. Tanto per. E poi proviamo a prenderci Zaza. A sto punto, l'assalto a Zaza. Con tutto il cuore. Allora, O sta crescendo. Io vi dico, raga. Sarei propenso a levarlo dagli allenati e cacciarlo via, perché non è lui. È quello falso. Non può essere lui. È troppo scarso. Troppo scarso. Una cosa terribile. Allora, si diceva. Andiamo su il nostro amico Zaza. 23 milioni. Ah, contatta per acquistare. Vediamo se riesce. Il miracolo Zaza. Allora, abbiamo 24 milioni. Iniziamo con uno scambio. E gli diamo Siligardi. Gli serve un difensore. Offerta. Offri altro giocatore. Allora, potremmo offrire. Per abbattere un po' i costi, potremmo partire con Opara. E gli piace. 31 milioni ti scordi. Controfferta. Allora, abbiamo 29 milioni. No, gli offriamo 20 milioni e Opara. No, non è troppo. È troppo. 21 milioni e Opara. Dai, ce puoi stare. È una bella offerta. Oh. Non è che continuando a ripetere io lo voglio così, allora la gente si convince. Ho detto di no. Posso arrivare a 22. 22, dai. È chiusa. Ci serve tempo per riflettere. Le faremo avere una risposta presto. Arrivederci. Ci faranno sapere, bene, come la peggiore delle situazioni, in stallo addirittura. E vabbè, ragazzi, io direi che mi godo questo stallo con voi, vi do appuntamento alla prossima, in cui scopriremo se lo stallo si sposterà al nostro vantaggio o no. Comunque, tornate all'episodio dell'altra volta, il precedente,
Votate così che io possa vedere se salta la Zazza, se volete Gabigol oppure qualcun altro. Votate, fatemi sapere e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.